Oggi ci troviamo nella Big Hardcore, primo video che dedico a questa serie perché ovviamente l'avete sempre vista in live, ogni sera alle 18 e ogni domenica mattina alle ore 10. In live abbiamo fatto tanti progressi, ma in video volevo portarvi un grande progetto segreto che sto sviluppando mano a mano. Quindi ragazzi, vi invito a guardare il video fino alla fine, lasciate subito un bellissimo mi piace e fatemi sapere se volete anche più video sulla Big Hardcore perché li inizierò sicuramente a portare. Detto ciò, vi auguro una buona visione. Primo video ufficiale nella Big Hardcore. Oggi mi trovo qui nella mia base segreta che ormai avete visto e rivisto nelle mie live. Se appunto non guardate le mie live, ragazzi, vi basta attivare la campanellina, così vi arriverà direttamente la notifica che ci sono appunto tutti i giorni alle ore 18. Voglio un po' svelarvi il mio progetto segreto per questa Big Hardcore e soprattutto farvi vedere a voi nel video, quindi un breve recap su come sono messo e cosa sto facendo. Qui come vedete c'è Xiao, che appunto è ospite nella mia base. Qui in realtà mi ha ospitato Jake, quindi questa è la base di Jake, ma è un po' la base di tutti, ecco. Sia la mia base, quella di Xiao. Xiao si fa le robettine, mi faccio le mie cose, bella lì. Prima però di mostrarvi tutto il mio progetto, io venerdì sera ero in live. Abbiamo fatto una live, diciamo, notturna. Siamo stati fino a tardi e praticamente il signor Lolo Lacustri ha deciso di attaccare la mia base. Per quale motivo non lo so. La sua chat ha inviato le coordinate della mia base. Ecco perché nascerà questo progetto segreto, perché non voglio che nessuno sa le mie coordinate per appunto poi griffare la mia base o rubare. Lolo ha provato ad attaccarla, mi ha anche detto di dargli le coordinate del portale dell'End, altrimenti avrebbe griffato tutta la mia base. Andiamo nei dettagli. Cos'è che ha fatto proprio Lollo? Guardiamo. La casa esplode? Chiudete, forza. Bene, come avete visto poi si è calmata un po' la situazione, ci siamo incontrati e la situazione è finita lì. Ma ovviamente io ho parlato con Jake e Jake non era... Oh, 50 punti? Ma appunto Jake non era d'accordo per niente su questa roba e sta organizzando un raid nella base di Lollo. Io voglio aiutare Jake, ma non dobbiamo né griffare assolutamente nemmeno rubare, non vogliamo fare quello. Forse andiamo nella base di Lollo e cercheremo magari di utilizzare i suoi villager per appunto fare degli avanzamenti. Ma adesso però vi mostro tutto il mio progetto segreto. Il mio progetto ora è di andare a recuperare appunto l'Ender Dragon e il Warden. Per uccidere però questi ultimi due, l'Ender Dragon è semplice ragazzi, ok? Lo potrei fare anche adesso, non è un problema, mi basta un arco e lo vado a fare. Mi servono però i cristalli per far respawnare l'Ender Dragon. C'è l'avanzamento di fare l'Ender Dragon a pugni e anche senza armatura. Ovviamente senza armatura è un po' più difficile perché, beh, diciamo che magari attacco un Enderman così e muori. Invece con i pugni e l'armatura stai più tranquillo e fai sempre tanti 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 punti, che comunque è fattibile. Quindi diciamo che tutto sommato ragazzi, l'avanzamento del drago è semplice. Poi è possibile che muoio, eh. Il Warden adesso è quello il problema. Il Warden ragazzi è un avanzamento che comunque non lo fai così da un momento all'altro. Servono tante pozioni di instant health, servono anche le pozioni di tartaruga, che noi abbiamo la farm, quindi diciamo che siamo messi assolutamente bene, e questo lo sappiamo tutti. E quindi ora entriamo nel piano segreto, farci una base segreta dove nessuno saprà mai. Ovviamente direte: Marques, ma scusami, stai facendo la base segreta in un video che tutti la possono vedere? Certo, però nessuno scoprirà mai perché io non mostrerò le coordinate. Ok, sono dentro la mia nuova base segreta, che in realtà è molto vicino al villaggio di Jake, perché l'ho fatta vicina ragazzi, perché appunto se mi devo muovere molto semplicemente posso muovermi tranquillamente, andare nel villaggio di Jake dove abbiamo tutto. Questa base è stra difficile da trovare, ovviamente se guardi il mio video è molto più semplice trovarla, ma ragazzi, chi è che va a scavare dietro una cascata della terra? E qui dietro c'è proprio la mia base. Ovviamente l'ho fatta vedere in video, non vi ho detto le coordinate, è solo vicino, ok? Ora toglierò questa terra, rimetterò la stone e ogni volta che entrerò qui metterò della terra in modo che nessuno può esserci. Qui ragazzi nessuno deve sapere della mia base, perché porterò tutta la mia roba POP qui. E perché secondo voi sto facendo una base così? Vi spiego il motivo. Il signor Lollo Lacustri, che ormai conoscete tutti ovviamente, mi ha raidato la base insieme al suo team. Io appunto per stare più tranquillo ho preferito allontanarmi, perché tutti sanno che quella è la mia base, ma in realtà
realtà non è proprio così, perché ora ci sarà proprio questa di base, dove posso lasciare tutta la roba normale, posso nascondere qualche cesta, eccetera eccetera eccetera. Le ceste le mettiamo qui, ovviamente si vedono, non è un problema, e possiamo iniziare a mettere anche delle robe OP, quindi posso lasciare il mio ferro con tutto nell'ender chest, tutto netrite qua, bla bla bla, tutta quella roba. E ovviamente ragazzi, come il marchessone ha detto, andiamo a sostituire la nostra bellissima terra, perché qui ragazzi, ok, non puoi capire che qui dietro c'è una base, ok, è difficile, però io nel mentre copro con la stone, così io posso entrare direttamente qui, come vedete, quindi fare così, entrare da qui. Ragazzi, qui nessuno può sapere che qui dentro c'è una base, ok? Probabile che qualcuno a caso fa, andiamo a vedere, ma dentro una montagna con davanti una cascata è difficilissimo. Quindi qui abbiamo altra stone, che in realtà potremmo sostituire anche qui, no? Vabbè, ma lasciamo tutto a posto, lasciamo tutto qui. E voglio però ampliarlo un pochettino per appunto poi farmi tutta la mia zona enchant, perché ragazzi bisogna fare anche una zona enchant. Voglio farmi una zona dove metterò delle farm, voglio portarci dei villager, così i miei villager saranno al sicuro e nessuno ragazzi mi killerà i villager, o magari i villager despawneranno. Quindi prossimo passo è portare i villager qui dentro, e ovviamente lo andremo a fare in live, e ci facciamo la nostra farm di villager senza che nessuno appunto ci dica nulla. Vorrei allargare anche qui da un'altra parte, perfetto, quindi aumentiamo anche questo spazio. Se vedete tutte queste scritte, quindi waypoints e tutto quanto, queste scritte ragazzi sono ovviamente dei waypoints. I waypoints sono questi qui, si possono utilizzare, non sono bannati, quindi non vi preoccupate, è come se tu fai uno screen al delle coordinate. Ora abbiamo fatto la nostra base, possiamo mettere tutto qui, sapete che vi dico, possiamo anche uscire e ci avventuriamo verso il bellissimo Nether. Vi ho fatto vedere il mio progetto segreto, vi ho detto un po' quello che voglio fare, quindi farmi prima full netherite, poi iniziare a fare gli avanzamenti piano piano e continuare, perché ragazzi siamo in una buona posizione. Quindi diciamo che l'inizio nostro come è stato? Abbiamo fatto tipo un bel push all'inizio, tanti avanzamenti tutti quanti insieme, e poi piano piano abbiamo rallentato per appunto arrivare adesso a stare bene con l'armatura, che appunto ci faremo, e poi continuare i nostri avanzamenti. Ovviamente all'inizio non avevamo nulla, ora già abbiamo una bellissima armatura da finire e tutto quanto. Adesso dobbiamo andare verso il Nether. Nostro obiettivo, trovare la netherite. Ho riparato anche il mio picconcino, abbiamo il portale lì che ce l'abbiamo molto molto vicino, quindi quello che dobbiamo fare adesso è scendere piano piano, appunto andare verso l'altezza della netherite e iniziare a farmare della netherite. Ecco, i primi problemini sono nella lava, ma possiamo tranquillamente andare oltre e appunto iniziare a scavare. Siamo letteralmente ad altezza netherite, 14-15 comunque, sì, qui si trova la netherite. Io a casa non ho più netherite perché ho fatto con 4 pezzi la chest plate. Vorrei iniziare a fare il piccone, poi ci dobbiamo fare anche mending ovviamente, quindi dobbiamo potenziarci tutto, oppure possiamo continuare a fare l'armatura, così chiudiamo il capitolo armatura, passatemi il termine, e possiamo passare oltre. Oh oh, qui vedo qualcosina di interessante, solo un pezzo, vabbè, anche se non è un pezzo non è un problema, un pezzo di netherite, va bene. Netherite, ma allora siamo fortunati, dammi un altro accanto. Peccato, va bene, siamo già due. Con 4 noi ce ne possiamo fare uno, no? Sì, con 4 di questi ce ne facciamo uno, quindi perfetto. Dai, se ne trovo altri 2 già posso farmi un altro utensile netherite, o comunque armatura, che direi di fare l'armatura. Oh mio Dio, rischiamo di morire qui, con calma. L'unica cosa a cui dobbiamo stare attenti ragazzi è il picconcino, perché abbiamo efficienza 4 e fortuna 3, non abbiamo nessun mending, quindi guardate qui raga, abbiamo 700 utilizzi, vuol dire che finiscono letteralmente subito. Ma se questo piccone ci permette di trovare almeno altri 2 pezzi di netherite, ragazzi, io vi posso dire missione compiuta, eh. Netherite! Dammene un'altra. Però me ne dà sempre una alla volta, ragazzi. Ne abbiamo 3, allora ne manca uno, ragazzi. Allora il piccone ha 400 utilizzi. Raga, me ne manca uno, possiamo tranquillamente forse farcela, per favore. Per favore, me ne dai uno, qui me ne va. No, vabbè, sono il god. Dammi un altro. Va bene, ragazzi, possiamo farci già un altro pezzo di netherite. Con questo pezzo di netherite possiamo o farci il piccone, che secondo me, ragazzi, ci conviene, che ci aumenta anche gli utilizzi, è molto molto buono. Dovremmo letteralmente essere arrivati. Adesso quello che voglio fare, ragazzi, a sto punto facciamo così: non facciamo il piccone adesso, bensì proviamo direttamente a completare l'armatura. Quindi uno mi va qui, uno mi va qui e uno mi va qui. Boom, fatto. E anche questo ce l'abbiamo di netherite. Ragazzi, stiamo quasi per diventare full netherite, ovviamente colore rosso, perché dobbiamo essere fortissimi. E vi ho svelato anche il mio piano segreto, e quindi per oggi il video termina qui. Ci vediamo direttamente domani alle 15 con un nuovo video. Vi mando un bacione e vi auguro una buona giornata. Bella.